Accettare di entrare in una comunità non è stata una decisione facile. Spesso siamo stati costretti dalla famiglia, da situazioni ormai insostenibili, da solitudine e malessere. Alcuni associavano la cura in comunità a spazi chiusi e isolamento. Chi è arrivato dal caos assordante di qualche grande città racconta che durante il viaggio per arrivare al Kufrad notava sempre di più allontanarsi il centro abitato ed il verde iniziava a farsi largo all'orizzonte. Una volta arrivati, una struttura immersa in un bosco. Che strana sensazione. Fino a poche ore prima passavamo il tempo a preoccuparci di comprare droga e alcol, che non riuscivamo più a vedere altro. Dopo qualche giorno d'adattamento abbiamo iniziato a renderci conto di cosa volesse dire essere immersi nella natura. Il verde, l'odore dell'erba appena tagliata, un'oasi di pace senza nessun rumore di auto o sirene, ma solo le voci dei nostri compagni di gruppo e il cielo che ci protegge da ogni tentazione. Con il tempo, e soprattutto ora che ci troviamo qui, in una struttura a bassa protezione, il contatto con la natura e le attività che svolgiamo nelle aree verdi ci stanno dando l'opportunità di sperimentarci in ruoli diversi da quelli finora assunti. Stiamo apprezzando il valore delle piccole cose, cose che prima ignoravamo o che non avrebbero mai potuto eliminare il nostro interesse per le sostanze. Durante le attività quotidiane cerchiamo di fare del nostro meglio per poterci prendere cura di noi stessi e degli altri, acquisendo una maggiore consapevolezza di come stavamo rimanendo schiacciati a causa della nostra problematica legata all'abuso e di tutto ciò che potrebbe riportarci a risplendere come un tempo. Qui gli operatori ci supportano affinché la nostra motivazione sia tale da proseguire il nostro percorso, anche quando fanno capolino i momenti di difficoltà e rischiamo di fare dei passi indietro. Ormai sappiamo che errare è umano, ma affidarsi alle cure di professionisti, al sostegno emotivo dei compagni, può essere un ottimo ammortizzatore per far fronte ai momenti più duri e venire fuori a testa alta. Per noi, anche poterci prendere cura dei due gatti che ci stanno accompagnando in questo percorso, e così come dell'orto, ha favorito una coesione di gruppo in quanto il fatto di lavorare per obiettivi comuni ci ha avvicinati e ci ha dato l'opportunità di raggiungere un senso di soddisfazione e realizzazione personale. Già da qualche mese, infatti, stiamo iniziando a raccogliere i primi frutti donati dalla terra che coltiviamo e questo ci ha dato lo stimolo per non demordere e aumentare sempre di più l'impegno profuso in quanto facciamo. La tranquillità di questi luoghi, il lavoro terapeutico, il cammino condiviso ci portano ad avere la possibilità di ascoltare ed esprimere delle emozioni troppo a lungo ignorate. Infatti, alcuni di noi erano ormai incapaci di provarle o insensibili rispetto alle manifestazioni di affetto derivanti da chi avrebbe voluto aiutarci. Per alcuni si è assistito ad un vero e proprio cambiamento, un'evoluzione sorprendente che persiste tuttora, trasformando una profonda apatia in un desiderio di condivisione, base di un nuovo inizio. Oggi abbiamo la consapevolezza che i dispiaceri e le ferite fanno parte dell'esistenza umana, ma il modo in cui si affrontano può fare davvero la differenza. Qui al Kufrad abbiamo avuto una grande opportunità: poterci affidare a persone competenti ed estremamente altruiste, le quali ci hanno aiutati a individuare strategie di sfogo funzionali come queste alle quali ci dedichiamo ogni giorno, e a raggiungere ogni nostro obiettivo, scavalcando i dubbi e le perplessità che da troppo tempo stavano distorcendo i nostri vissuti emotivi e la fiducia verso noi stessi e le nostre potenzialità. La natura, tutto quanto ci circonda, può offrire molto. Basta solo guardare verso il cielo ed apprezzare la pace e la serenità che ci offre.